Iniziamo dal pollo. Io ho scelto le cosce, ma va bene anche il pollo a pezzi. Mettetelo in una ciotola capiente e unite il sale, il succo del limone ed il rametto di rosmarino. Il succo di limone rende la pelle del pollo croccante, ma se volete potete sostituirlo con del vino bianco. Mescolate e lasciate insaporire il pollo per circa 20 minuti. Trasferite il pollo in una teglia con carta forno, irrorate con olio e cuocetelo in forno in modalità statica a 220 gradi per 40 minuti. Pelate le patate, tagliatele a metà e poi a tocchetti. Mettetele in una ciotola con l'acqua per 30 minuti. Adesso scolatele, asciugatele e mettetele nuovamente nella ciotola. Questo passaggio serve a togliere l'amido in eccesso e a far sì che le patate non si sfaldino in cottura. Pulite le cipolle e tagliatele a fette di circa mezzo centimetro. Questo lo facciamo per ottenere una cottura omogenea delle cipolle e le patate. Aggiungete le cipolle alle patate e conditele con sale, rosmarino, olio e mescolate. Trascorsi 40 minuti di cottura del pollo, unite anche patate e cipolle. Continuate la cottura sempre in forno statico a 220 gradi per altri 40 minuti. Il nostro pollo con patate e cipolle è pronto. Assaggiamo!